Ciao ragazzi, bentornati e bentornati nel mio canale. Oggi è un nuovissimo video. Oggi vi faccio il video spacchettamento Avon. Oh yes, e ve lo faccio da qui perché avevo i pacchi su, Gabriele mi aveva portato i pacchi su, quindi ho detto vabbè, ve lo faccio qui. Allora, è tanto che non facevo un ordine Avon, l'ho fatto più che altro per ordinare i cataloghi per le mie clienti che me ne stanno richiedendo. E poi l'ho fatto perché comunque le mie solite clienti mi hanno chiesto i bagnoschiuma. Allora, partiamo subito. Come già vi ho informato, mi sono arrivati un sacco di bagnoschiumi. Allora, qui c'era l'offerta: se ne prendevi uno da 1 litro, potevi averne uno da mezzo litro a 1,95 euro, pagando questo 4,95 euro. Quindi praticamente mi sono arrivati due bagnoschiumi alla rosa grandi, poi uno al gelsomino, uno alla vaniglia e orchidea, un altro al gelsomino, uno panna e fragola e direi basta, quelli sono quelli grandi. Ovviamente la cliente ne ha approfittato e mi ha preso anche quelli piccoli. Chi non mi ha preso i piccoli, li ho presi per me. Allora, mi è arrivato orchidea e gardenia, che deve essere veramente ottimo. Poi Apple Crumble, che l'ho preso per me, mi sembra sia mela caramellata o qualcosa del genere, ma mi ispirava tantissimo, l'ho preso per noi. Bubblegum, che ovviamente l'ho preso per noi. Poi due alla rosa, e questi me li ha presi la stessa cliente che mi aveva ordinato quelli alla rosa. E poi uno al French Lilac, quindi al lilla. E questi sono tutti i bagnoschiumi che mi sono ordi stati ordinati dai clienti. Ho preso poi, ragazze, diverse cose per me. Questo perché c'erano tantissime novità che mi ispiravano e io le volevo prendere. Allora, mi sono presa, vi faccio vedere le cose che mi sono presa. Mi sono presa una cipria, questa qua della Color Trend, nella colorazione Translucent, che è la mia amatissima cipria. Gli hanno solamente cambiato il packaging perché l'ho quasi terminata, anzi ho quasi terminato la mia scorta di ciprie. Questa è una delle mie ciprie preferite, costa veramente poco, tipo 4,95 euro, quindi non potevo assolutamente lasciarla lì. Poi ho preso, sempre per me, questa figata, che sarebbe praticamente una vaporiera per microonde. Siccome io amo cuocere le verdure a vapore, eccetera, eccetera, però spesso e sovente non ho tempo a causa delle tempistiche, quindi mi sono presa questa vaporiera per microonde, che guardate quanto è carina. È praticamente in silicone, morbidissima di gomma. Ci sono tutte le istruzioni che poi andrò a leggere. Casomai, se vi interessa, vi faccio poi sapere come mi ci sono trovata. Mi sembra costava sui 10-11 euro, non di più. Poi, sempre per me, ho preso, sì, praticamente ho fatto l'ordine per me, ma perché mi mancava un po' di roba. Ho preso questa crema piedi, che è della Footworks, nuovissima, allo Sweet Vanilla. E sono veramente troppo 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 curiosa di provarla. E ho finito la mia crema piedi, infatti in questo momento non me ne sto dando perché non ce l'avevo più. Aspettavo di rifare l'ordine Avon per riacquistarla, perché queste sono veramente ottime. Poi ho preso tre novità della Avon Naturals e sono queste. Allora, questo è uno shampoo 2 in 1 con Vitamin Complex ed è al grapefruit, quindi al pompelmo e frutto della passione, che voglio sniffare. E sembra veramente buonissimo, cioè top, top, top. Poi ho preso al pompelmo rosa e menta la body lotion e di conseguenza il bagnoschiuma. Li ho presi tutti e due perché mi sembra c'era un'offerta che, se si comprava tutti e tre i prodotti, venivano 6 euro e 95, 7 euro, qualcosa del genere, quindi conveniva assolutamente prenderli. Tra l'altro, io questi prodotti dell'Avon Naturals mi piacciono tantissimo, ve ne ho già parlato. La crema non è che sia un'idratazione
pazzesca, però lascia la pelle talmente tanto profumata che veramente top, top, top. Ho preso poi a 2,95 euro questo profumo acqua per lei ed è praticamente era nelle offerte riservate a noi presentatrici e non potevo assolutamente lasciarlo lì. Sentiamo com'è. Mi piace un sacco il packaging. Spruzziamo. Buono, 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 buonissimo. Per quel poco che sento, perché sono straraffreddata. Comunque 2,95 euro ci si può anche stare come profumino da tutti i giorni. Ma passiamo alle novità che ci sono qui dentro e che sono le ultime che vi voglio far vedere. Allora, una novità dell'Avon è appunto i prodotti per sopracciglia della linea Marx. Allora, sono usciti diversi prodotti per sopracciglia e io ne ho approfittato prendendo il pot, che è questo qua, e l'ho preso nella colorazione blonde. Allora, forse a vederlo così è un capellino troppo chiaro, però lo sapete anche voi che i prodotti per sopracciglia vanno presi di un tono più chiaro rispetto alle sopracciglia stesse, quindi lo proverò, poi vi farò sapere, però a vederlo così secondo me è un pelino chiaro. E poi ragazze, novità delle novità, ho preso tutte queste che sono tutte le tinte labbra nuove di Avon che adesso vi mostro nel dettaglio. Lo so, sono matta, le ho prese tutte, ma non potevo lasciarle lì perché tra l'altro c'era l'offerta dove una 6,95 euro e due 11,95 euro. Ne ho prese 2, 4, 6, 8, quindi ho preso tutte, tutte, tutte le tinte matte. Allora, partiamo dalla prima ed è la colorazione Ed Turner. Allora, il packaging è così, è piccolino, però contiene 7 ml di prodotto e vediamo la resa. No, wow! Bellissima! La vedete? È stupenda, meravigliosa, cioè è subito matte, è matte, scusatemi, fin da subito, cioè wow, veramente. Poi ho preso la colorazione Man Ether, bellissima anche questa, guardate, meravigliosa, stupenda. Poi Irresistible, è bellissimo, è questo qua, è bellissimo anche questo. Poi ho preso Dare to be Bare, che è un nude, ma che è molto 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 bello per essere un nude. Molto bello veramente. Poi abbiamo Flushed, che è questo fucsia favoloso. No, questo lo devo indossare subito. Eccolo qua, bellissimo. Poi abbiamo Thinking About You, Thinking About You, è bellissimo. Il colore è questo rosino nude, che secondo me questo in inverno mi sbatterà un po' troppo, però comunque io me li metto nella borsa per farli vedere anche alle clienti. Ed è questo, è un rosino molto chiaro, secondo me mi sbatte un po', però vediamo, magari ci riserverà delle sorprese. Poi Passion It, no, è il mio bordeaux, il mio colore preferito in assoluto. Stupendo! Cioè, io amo questo colore, io amo i bordeaux, bellissimo. E per finire c'è Fabulosi, Fabulosity, che è un viola. Ed è praticamente questo, bellissimo anche questo. Quindi, allora, andiamo a indossare uno. Ok, allora, adesso metto la tinta Flushed, così vediamo la resa sulle labbra. Ok, ragazzi, allora il colore mi piace tantissimo, è bellissimo, cioè guardate,
morbidissima sulle labbra, molto confortevole, però vi ricordo che io ho preso quelle matte, quindi si dovrebbero asciugare, come è già successo sulla mano, e fare appunto l'effetto matte. Comunque la stesura è morbida ed è confortevole, però vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove spesso e sovente faccio gli stress test sui rossetti, tinte labbra e quant'altro. Quindi venite a seguirmi lì in modo che possiate vedere poi la resa, perché non è che posso stare 3 ore qui nel video a farvi vedere la resa. Ultima cosa, ragazze, che mi sono ordinata è questo correttore, sempre della Von Marx, nella colorazione Light Medium. È un correttore cremoso. Io con il correttore che c'era prima mi c'ero trovata benissimo, quindi sono veramente troppo curiosa di provare questi con il nuovo packaging, e non so se hanno cambiato la formulazione oppure no. Comunque curiosissima di provare anche questo. Dicevo, questo era solamente per farvi vedere appunto l'haul di Avon. Riparto anche con l'Avon, yes. Fatemi sapere se voi avete provato qualcheduna di queste tinte e come vi ci siete trovati. Vi mando un bacione enorme, non mi tocco perché mi sono macchiata, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!